quest'anno stiamo riproponendo lo stesso progetto, arricchendolo ulteriormente di attività formative per gli alunni, in quanto l'anno scorso il risultato è stato estremamente soddisfacente. Anzi, quello che mi ha maggiormente gratificato è stato incontrare anche gli alunni stessi nel paese e fermare noi dell'amministrazione, ma anche i partner stessi del progetto, e richiedere loro stessi una seconda edizione del progetto. Questo è importante perché l'anno scorso, a mio avviso, abbiamo potuto avere la collaborazione di partner che hanno usato un metodo di comunicazione molto molto efficace, molto semplice ma anche molto efficace. Per me è fondamentale investire sulla scuola. Non sono mancate di certo le occasioni per collaborare con il dirigente scolastico, che approfitto per ringraziare, con i docenti, anche con gli stessi ragazzi, che nel riconoscerci come istituzioni e come persone alle quali rivolgersi per manifestare tutti i loro bisogni e anche le loro idee progettuali, è sicuramente quel rapporto, quella tipologia di relazioni che assolutamente vogliamo attenzionare e vogliamo poter dar seguito. Abbiamo iniziato l'anno scorso con questo progetto Bullismo Cyberbullismo, ma anche ampliato al termine proprio legalità. L'anno scorso, durante i nostri incontri come sindacato di polizia, 6.400 studenti incontrati. Quest'anno, dal 2018, abbiamo riniziato, da gennaio 2018. Altavilla sarà un'altra meta con una serie di iniziative, sia che partirà dalle scuole, ma coinvolgerà anche l'università della terza età della sede di Altavilla, quindi un progetto comunque ampliato al termine legalità, con un evento conclusivo già concordato con il sindaco di Altavilla, che faremo alla villa confiscata, presso la villa confiscata alla mafia, il cambio rotta. Noi siamo convinti che questi incontri hanno prodotto un beneficio ai tanti bambini che abbiamo incontrato, anche perché il riscontro l'abbiamo avuto con il confronto con i genitori, che appunto ci hanno ringraziato di questi incontri produttivi, e alle volte abbiamo anche avuto la soddisfazione di poter far uscire il bullo della situazione, magari anche lui riconoscere che certi comportamenti, certi atteggiamenti non andavano più fatti. Questa è la soddisfazione più grande per quanto ci riguarda. Noi abbiamo attivato diversi progetti che riguardano la legalità in generale e soprattutto la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Abbiamo attivato un altro progetto con la Casa dei Giovani di Bagheria, che è rivolto sia agli alunni, sia ai genitori, sia alla formazione dei docenti, proprio su queste nuove realtà sociali che disturbano i ragazzi e disturbano la società in generale. Per cui siamo abbastanza, attenti. Puntiamo proprio a formare, far riflettere i ragazzi su temi di fondamentale importanza. Il bullo di oggi è verosimilmente il violento in famiglia di domani, e la vittima di bullismo di oggi è il debole, più fragile, che cresce con delle fragilità e che domani sicuramente sarà un soggetto più vulnerabile. Pensarci ora, quando i ragazzi hanno questa età, sono ancora, più pronti a cogliere degli stimoli, credo che sia un'opera assolutamente importante, doverosa direi, per una pubblica amministrazione.